Ehi tu, lo so che ancora non sei iscritto al canale, quindi se non vuoi perderti futuri unboxing, recensioni, video tech in generale e vlog soprattutto, iscriviti cliccando il tasto rosso qua sotto e attiva anche le notifiche in modo da non perdere nemmeno un video. Hey, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo nel quarto episodio di Vlogmas e niente, come avete letto dal titolo, oggi andremo a fare un altro unboxing. Infatti ho qui due prodottini che andremo a spacchettare subitissimo, però prima direi di spostarci nella mia camera così avremo anche un audio e una luce migliore. Ed eccoci qua ragazzi, abbiamo tutto pronto, quindi direi di iniziare subito con questo unboxing e andremo a spacchettare due prodotti di cui uno l'ho comprato io e un altro invece mi è stato gentilmente offerto da un'azienda. Ma riguardo questa cosa dell'azienda ne andremo a parlare in un prossimo video, sempre qua tra i Vlogmas, perché ho intenzione di farci un video dedicato dove vi spiego anche il perché. Quindi io direi di iniziare con questo pacchettino che è quello più piccolo e che è quello che ho comprato io perché mi serviva, non è niente di speciale, già ve lo dico. Quindi lo andiamo ad aprire con la simpatica apertura qua che c'è già e felato malissimo. L'abbiamo preso male questa volta, tra l'altro è anche un po' umido perché oggi ha piovuto da me, quindi ed eccoci qua ragazzi con un simpatico pacchettino. Ma che cos'è questa cosa? Ve lo spiego subito. L'oggetto in questione è questo ed è un simpatico caricabatterie perché mi serviva, come vi ho detto mi serviva e quindi l'ho preso, che dovevo fare? Tra l'altro stava in sconto, invece di 15 euro stava a 10, quindi non potevo farmi scappare questa cosa, anche perché ho visto pure nei negozi in giro da me ma non conveniva. E tra l'altro questo ha sia la ricarica rapida e sia 4 porte USB, infatti adesso lo andiamo ad aprire e vi faccio vedere. Tra l'altro questo è il retro, ok, Discover More Changing Essential. Ok, wow, che pronuncia. Beh, qua dietro comunque ci stanno anche tutte le specifiche tecniche. Made in China, come al solito, ma non ci meravigliamo. Ok, lo andiamo ad aprire. E voilà, lo tiriamo fuori dalla plastica ed eccoci qua. Qua dentro non c'è nient'altro, quindi lo lasciamo qui, anche perché poi devo provare se funziona, altrimenti devo fare il reso. Qua abbiamo il manuale di istruzioni, che probabilmente non leggerò mai. E qua abbiamo il caricatore nella sua confezione, in tutto il suo splendore. Tra l'altro, come vedete, c'è anche un filo dietro, un cavo. Ed eccoci qua, il caricatore si presenta così. E qua abbiamo le porte USB. Queste tre bianche sono 3.1 ampere, voi non potete leggerlo ma sta scritto qua, e questa invece è quick charge. Quindi in teoria finalmente potrò ricaricare il mio smartphone di nuovo in maniera veloce, dato che il caricabatterie che stavo usando finora non la supportava e il mio originale si è bruciato. Quindi bene. E poi in confezione, oltre appunto alla spina che vi ho appena fatto vedere, abbiamo anche questo simpatico cavo che è in corda, quindi molto molto buono perché in teoria non dovrebbe distruggersi, anche perché il mio cavo è distrutto, praticamente c'è un buco e quindi vorrei evitare di prendere fuoco. Tra l'altro ha l'attacco USB-C, come vedete, quindi è proprio perfetto per il mio P20 Lite. Bene, direi di andare a mettere da parte questo prodotto, così dopo lo provo anche, dato che il mio telefono è quasi scarico, quindi devo metterlo in carica, e passiamo all'altro prodotto. Eccoci qua, sì, la busta è quanto è me, ma in realtà il prodotto è solo questo che vedete qua di lato. Tra l'altro me l'hanno mandato nella busta di Amazon Prime, quindi bene. Ok, forse mi servirebbero delle forbici. No, invece no. Bastava fare un po' più di forza, vedi? Oh, adoro le bollicine dentro, le scoppietterò tutte. Ok, tiriamolo fuori. E ma è distrutto sto pacco, ma che... è tutto aperto. What the fuck? Raga, è tutto aperto. Vabbè, comunque, come avete potuto vedere... è un GorillaPod, o meglio un flexible tripod. Comunque è un cavalletto che userò per lo smartphone in modo da sorreggerlo e in modo da poterlo usare ovunque, dato che si può attaccare dappertutto praticamente, quindi a pali della luce, a ringhiere, a balconi, a macchine, a biciclette, chi più ne ha più ne metta. E niente, ho contattato l'azienda, io ho proposto una collaborazione, hanno accettato e quindi eccoci qua. L'azienda in questione è questa, vi lascio qui il nome perché non la so pronunciare, però parleremo nel dettaglio di come ho ottenuto questa collaborazione in un prossimo video che farò prossimamente. E tra l'altro in quel video vi parlerò anche del tripod, di come mi sto trovando e bla bla bla. Ok, rieccomi, prima che mi interrompessero perché mi hanno telefonato, dicevo, questo appunto è il treppiede, qua come possiamo ben vedere di lato supporta sia lo smartphone, sia una fotocamera, una mirrorless reflex, quel che sia, e sia una GoPro.
Però al momento non ho né una fotocamera né una GoPro, quindi lo proveremo solo con lo smartphone. E qua dietro abbiamo un altro paio di immagini e ci dice anche che è resistente ai crack, quindi a... Le gambe, diciamo, non dovrebbero spezzarsi facilmente. Ha una testa sferica in modo che possiamo ruotare il telefono o quel che sia di 360 gradi e anche metterlo in verticale anziché orizzontale. È waterproof, quindi lo possiamo anche mettere in acqua. E ha la vite da un quarto. E come vedete qua sotto sta attaccato ovunque. E niente, direi di tirarlo fuori dalla sua confezione e vediamo pure perché si è sfracellata, se è stato il corriere o se effettivamente c'è troppa roba e non riusciva a richiudersi. Ok, tiriamolo fuori e voilà. Questo è il tripod nella sua interezza, che è ancora impellicolato, e devo dire si presenta davvero molto molto resistente, ragazzi. Almeno è comunque abbastanza pesante. Dopo andiamo in cucina e andiamo a vedere quanto pesa, perché ho la bilancia quella per la cucina, quindi la usiamo. E devo dire che sembra abbastanza robusto. Attenzione, però c'è qualcos'altro qui in confezione. Vediamo un attimo, ci dovrebbe essere ancora altro. Abbiamo un supporto per smartphone che serve per metterlo là sopra, ovviamente. E abbiamo anche il supportino per la GoPro, quel che sia. Quindi molto molto bene, molto completo. E questo dovrebbe essere, ok, l'ultimo accessorio che ci serviva per appunto collegare la GoPro al gancio di prima. In confezione non c'è nient'altro, quindi direi che possiamo buttare via anche questa. Quindi io direi che cambio setup allo smartphone, quindi metto lo smartphone su questo tripod e vediamo un attimo come funziona. Ok, sono ritornata nella mia cucina, ragazzi, in teoria dovreste vedere un'inquadratura anche un po' più stabile perché sto tenendo il telefono con il supporto che vi ho fatto vedere prima e dato che è pesante in teoria dovrebbe stabilizzarlo meglio. Ora però andiamo a vedere solo il supporto quanto pesa. Quindi prendiamo un attimo la bilancia che ho qui su. Bene, quindi adesso utilizzeremo quella cosa per vedere quanto pesa il supporto. Mi scuso per la luce, ma ovviamente uso quello che ho. Tra l'altro vi faccio rivedere il supporto. Questo è tutto il supporto con anche il coso sopra per lo smartphone. E niente, questa è la testa rotonda che appunto si gira a 360 gradi e qua c'ha il coso per farlo andare anche in verticale, quindi potrebbe essere utile in videochiamate o cose del genere. Mettiamolo qui sulla bilancia e vediamo quanto pesa. Pesa 300 grammi, alla faccia! Beh, 300 grammi sicuramente non sono pochi, però neanche così tanti, considerato che il telefono dovrebbe pesarne circa altri 200, massimo 300 pure quello, quindi andiamo in giro con 600 grammi. E niente ragazzi, sono Irene dal futuro, ero convinta di aver fatto la chiusura di questo video, invece non è così, quindi la faccio adesso. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato vi lascio un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci rivediamo domani alle 18 con un prossimo vlogmas, sempre qua sul canale. Bella!